In concerto con le forze nipponiche, l'armata del Manciukuo respinge gli invasori della Mongolia esterna e sovietici. Durante le varie azioni, impegnando serrati combattimenti nel cielo, l'aviazione nipponica, coadiuvata dalle artiglierie antiaeree, ha abbattuto circa 500 apparecchi sovietici, mentre le forze di terra catturavano numerosi carri armati e gran numero di ufficiali nemici.